puntate precedenti. Fedora, non credendo alle parole della zia, decide di colpirla con un incantesimo e fugge via. Bren, Robert e Bjorn decidono di andare in biblioteca, dove incontrano nel tragitto sia Fedora che Misa, ma una volta varcata la soglia della biblioteca Misa viene disintegrata. Per l'ennesima volta che ritrovati davanti a noi. Quindi adesso siamo tutti davanti a noi. Alle mura, sì. Abbiamo sempre lo stesso numero di monete? Sì, quelle dichiarate l'ultima volta. Le avevo date a qualcuno? 5 a me e 5 a loro. Sì, poi... Io adesso rivedo, rivedo Misa dopo un po', perché io lei l'ultima volta l'avevo vista che si era uscita con gli altri, però in biblioteca lei non l'ho vista. No, eri molto distratta in quel momento, quindi non hai visto la scena, è andata avanti. Ok, io appena vedo Misa le corro incontro e l'abbraccio e piango, disperata. Ti accorgi che anche lei ha pianto di recente. Qualcosa di terribile vi ha accomunato questa giornata. Ah, vi ricordo che mancano circa 3 ore al tramonto. Cazzo. Ricambio l'abbraccio, pulisco le lacrime dal volto. Cosa vi è successo? Beh, rivedendola, diciamo che i sospetti che avevamo che fosse, che potesse essere un'illusione, spariscono. Ma sembra che non sia ancora, perché non c'è da aspettarsi di tutto. Quindi, rimango un attimo così e ne andiamo incontro anche oggi. Ti guardano un po' stranita. Sì, anche io che vedo lei con le... mi volto, vedo che corre verso Misa. Misa. E... tra la felicità e la curiosità io non avevo visto lei che si per quello che ecco incontro anch'io e l'abbraccio anch'io. È un abbraccio sincero, è molto felice di vederti, come se non ti vedesse da una vita. Ho temuto che fosse morta. Ti abbiamo visto incenerirti in biblioteca. Sì, incenerati tu, o almeno quello che sembrava, però non è. Rivedendoti sana e salva c'è il cuore. Mi dispiace di avermi fatto provare un simile sentimento. Sono viva, anche se non finisco la parola. Che è successo questo? Ha visto qualcosa. Sei stata in cattedrale? Così avevi detto. E? Non vi è verità qui. Solo un mero oblio. Anche a Fedora è successo qualcosa, ma nessuno di voi due riesce a spiegarci che cosa vi è accaduto. Forse mentre vi prendete il vostro tempo, possiamo spiegarvi noi cos'è accaduto. Non ho bisogno di tempo. Ho ucciso padre Regis. Però... che cosa è successo? Non era lui. Come fai a essere così sicuro? L'ho messo in prova, non poteva assolutamente essere. La sua reazione è stata completamente... non riesco a parlare, mi dispiace. Sappiate solo che non era lui. E quello che ho fatto mi è servito... forse per capire ancora di più.
visto che dopo averlo ucciso è ritornato in vita. In che senso è ritornato in vita? Nel senso che mi sono girato e lui era un colpo. A questo punto per un attimo un po' mi si illuminano gli occhi. Perché penso che questa stessa cosa potrebbe magari accadere anche a mio zio. Voi invece? Noi abbiamo capito che non c'è niente di bello qua. Avevamo già questo sospetto, ma adesso c'è la certezza. Sembra che ci sia una certezza, se possiamo fidarci della persona che ci ha parlato. Ma io sarei morta in che contesto? Entrando nella biblioteca ti sei incenerito, non eri tu, come per te non era padre Regis, per noi eri tu incenerito. Sì, lui voleva entrare in biblioteca e ha cercato di dissuaderci dall'entrare. Quando noi abbiamo insistito e siamo entrati, nel momento in cui tu hai fatto un passo nella biblioteca ti sei improvvisamente incenerito. Le magie e le illusioni in biblioteca non sopravvivono. In passato abbiamo mandato un famiglio di Fedora e ha fatto la stessa fine. Sembra una zona franca. Sì. Sì. Un punto diverso da tutto quello che ci circonda. L'unico punto reale, forse. Se di realtà vogliamo parlare. Ma ciò che importa è che abbiamo parlato col custode della biblioteca, che noi avevamo già visto in passato, pare essere... In passato sembrava che lavorasse per Malos, pare essere una persona che è stata molto potente in passato, ma che ha perso la sua battaglia contro questa creatura, di qualunque natura si tratti. Qual è il suo nome? Deimos. Mi viene in mente qualcosa? Religione, storia, antichi scritti, Deidion? Nulla. Ah, storia. Vabbè, a parte che... Però, ovviamente... Più che altro... Tiro salvezza su saggezza. Vedi? 5. Sì. 21. Ti ricordi molto bene di questo nome. Ed è... È la famiglia... che ha fatto arrivare in questa zona gli Efialtis. Come? Non te lo ricordi, ma Deimos te lo ricordi. Ed è... Purtroppo non riesco a fidarmi più di nulla io. È la famiglia, diciamo, più a stretto contatto con gli Efialtis, dopo gli tre elementi di Teios. In teoria... fa parte della famiglia amica degli Efialtis, giunta qua. In pratica non sapevo mai. Quando mi ha detto il nome avevo pensato a una forse coincidenza detta da Soberava. Ci aveva detto che l'antico si chiamava D.G. Dicendomi G? Però potrebbe non essere nulla. Solo un lampo che mi era venuto quando c'è altro nome. Di Grailur, se mi viene in mente, sapevamo il cognome? No, non hanno un cognome. Ma in realtà non è neanche il suo nome Grailur. No, infatti. Hai detto antichi? Se vuoi ti dico il nome vero che sei. Uno dei due arrivati qui. Era... Quando noi abbiamo parlato con Soderama di... non ha voluto pronunciare il suo nome e insistendo ha detto che l'unica cosa che poteva fare è dirci le due iniziali, le due iniziali è il nome G. L'antico, e quindi è con noi, contro di noi. Metto la mano nella borsa, questo è un problema, lo sappiamo, sarebbe fuori il nome, però allora sembra che lui sia prigioniero. Non faccio niente, del suo ruolo. Dico solamente che ho capito che cos'è. Cioè, prigioniero del suo ruolo di custode della biblioteca, privato dei poteri finché finché la biblioteca non è minacciata. Infatti l'unico momento in cui ha potuto
spiegarci qualcosa, è stato quando ha recuperato i suoi poteri e ha cambiato completamente aspetto, quindi abbiamo cercato di fare dei danni. L'ho fatto apposta, sì, esatto, perché lui ci ha fatto capire che non aveva i poteri finché la biblioteca non era in pericolo, quindi sembra che lui sia prigioniero, probabilmente lo è. Il problema è che, come tutti gli altri, non sappiamo il suo scopo. Ma se lui è prigioniero, perché non ha chiesto a noi di aiutarlo? Ce l'ha chiesto tecnicamente, sì, però non può dirci, non è che ce l'ha chiesto. Allora, lui è vincolato a un patto, quindi a quanto pare è ascoltato, quindi non può dirci più di tanto. Allora lui non può dirci che cosa dobbiamo fare, ma ci ha fatto capire per aiutarlo. Noi non ci ha parlato di aiutarlo, sì, no, però direttamente, sai, cioè, lui ci ha detto che lui ha provato a sconfiggere questa creatura e ha fallito, e quindi in qualche modo ci sta cercando di dare degli strumenti affinché lo facciamo noi, e questo di riflesso lo aiuterà. Mi giro verso Fedora. Ha detto anche una cosa molto preoccupante. Esatto, preoccupante ma anche un po' confortante dall'altro lato. Sì, ce n'è anche un'altra, però. Sì, ha detto che per carità in questo momento forse per noi non ha significato, però che nonostante lui ci abbia rivelato tutte queste informazioni, ha messo a rischio il futuro, ha detto che potrebbero esserci delle ripercussioni future gravi. Cosa però... è successo, Fedora? Ti vedo sconvolta. La zia non sembrava lei. Non era lei. Così come... Continuo a ripetermelo in modo spasmodico. Non era lei. Ti ha fatto del male. Quasi per autogiustificarmi. No. Però era strana. Non era lei. Cosa ti ha detto? Quindi si è svegliata? Sì. Mi ha chiesto di portarla dall'erborista. Per prendere dei rimedi per la sua situazione, e nel fare questo mi ha chiesto di dare all'erborista delle monete. Che strano. Poi non era lei. Fanno quello che ha detto Demus, questo è un sogno. Siamo tutti in sogno. Cioè, era lei, ma no. No. Non era tua zia, come Nisa non era padre Regis, come Bjorn, il mago che ha ucciso, non era il mago che ha attaccato il villaggio. E Bren, quello che abbiamo visto di fronte a quella villa, non era Vanedon. Certo. E tu non hai detto che io non ho incontrato un cazzo di nessuno. È assurdo, perché ogni volta che sembra che vogliamo avvicinarci alla verità, questa ci sfugge dalle mani. Perché questo è questo lo scopo di questo posto. Ma in che posto siamo? E perché sono qua? Io non c'entro nulla con voi. Alla il custode ci ha mostrato il disegno sulla moneta. La moneta. E ci ha invitato a riflettere sull'uomo coricato, che noi abbiamo sempre pensato un cadavere. Prendo la moneta. Così. Sì, però. E che differenza c'è che dormo o che sia morto? Perché siamo noi. Se dorme è ancora vivo e serve a qualcosa. E questa è la metafora di ciò che sta succedendo a noi. Sull'altro piatto ci sono 10 volte 10. 10 volte 10, 100 le monete che ci hanno dato all'inizio. Esatto, ci stiamo suicidando in pratica, dando via le monete. Ma io ero rimasta che pensavamo che non aveva di me ci avrebbe comunque dato delle risposte. In questo momento lui ci ha spiegato che ci ha spiegato come è nata questa creatura, ma come è nato il legame tra Magros e questa creatura. Ci ha spiegato che Magros era in difficoltà e in quel contesto in qualche modo questa creatura si è presentata a lui.
e in cambio di ricchezze e potere gli ha chiesto energia vita. Sì, diciamo gli ha chiesto un patto, gli ha chiesto di vivere in simbiosi fondamentalmente. Lei gli avrebbe dato il potere necessario per compiere la sua missione, e la sua missione sarebbe stata quella di alimentare questa creatura con delle energie vitali, cosa che è stata fatta tramite la famiglia Midnight all'inizio, che ha fornito operai che venivano sfiancati di lavoro finché le loro energie non erano abbastanza basse da poter confluire nella creatura, ma purtroppo le energie erano comunque troppo basse per alimentare la creatura. E qui entra in gioco un terzo attore di questa simpatica commedia, che è un Teios. La famiglia. Uno della famiglia Teios, di cui non sappiamo il nome. Ma io presumo che ce ne siano di più. Come ti senti, Bren, a sapere questo della tua famiglia? Ti ricordavi qualcosa? No, nessuno l'aveva parlato prima. O non te lo ricordi? No, io ero troppo piccolo per ricordarlo. Che di sicuro ricordi miei personali non li posso avere, e sui racconti di qualcuno purtroppo chi mi ha cresciuto non mi ha raccontato nulla. Non so nulla sulla mia famiglia. Tutto quello che so lo sto scoprendo adesso con voi. Bene, non abbatterti, la tua famiglia si è ribellata a un certo punto. E questo è il motivo per cui è stata distrutta. Quindi voi mi state dicendo che c'è qualcuno che prende l'energia vitale dell'essere umano? La stiamo dando noi. In realtà è qui che arriva la seconda parte della famiglia Teios, perché a quanto pare questo terzo personaggio appartenente alla famiglia Teios, che è quello che lui ci ha detto che è quello che noi chiamiamo il socio, no? Emanolos, ha avuto un'idea diversa rispetto a Magos, cioè la sua idea è stata molto più astuta. Per dare in pasto a questa creatura delle energie vitali più consistenti, e ha messo in piedi questa mascherata. Ma non vi ricorda qualcosa? Tipo? In fondo anche Padre Medion ha utilizzato un qualcosa di simile con Padre Regis. Sì, sì, ci ho pensato. E lì? Dove sta la bilancia del bene e del male? Dove stanno le vite? Lì probabilmente è una cosa consapevole, di conseguenza si sono dati dei limiti, qui non ci sono limiti. Però ci vuole sempre consapevolezza, in un certo senso, di dono, intendo. Sì, esatto, quello che ha detto. Che c'è una cosa che, sicuramente. Quello che funziona è che, cioè, viene alimentata di più se le persone che alimentano sono consapevoli. Ma perché dovremmo... Consenzienti, sì. Perché dovremmo essere finiti in questo sogno e da quando? Ecco, questa è una bella domanda. Avete delle idee? Tiro su Fedora. Dall'esplosione di luce. Perché proprio da lì? Tutti e cinque svenuti, tutti e cinque non consapevoli, dalle altre cose. Voi al momento dell'esplosione che sensazioni avete avuto? Rispondo come mi sono sentita o hai tu delle risposte? Se ti sei fatta un'idea dalla mia descrizione e l'hai mantenuta, puoi farla tranquillamente. Se invece hai bisogno, diciamo, di un refresh, te lo faccio. Allora non sono stato qui, ma chiedo. No, cioè adesso è quello che ha detto in sessione. Potrebbe essere un po' variato dalle sensazioni. Certo, quello che mi ricordo e poi dico quello che in seguito. Lì per lì la sensazione era stata di una forte luce.
Quelle sono percezioni, cioè cose che avete visto. Mm-hmm. E dentro? Come? Mi riferisco al dentro, alla vostra sensazione interna. Interna. Allora, un senso di vuoto, come se cadeste. In realtà poi siete stati spinti da questa esplosione. Un'esplosione molto forte, ma come dicevo ad altri che hanno chiesto, sembra che per qualche motivo sia stata attenuata, come se vi avesse dovuto fare molto più male, ma in realtà vi ha graziati. Però la sensazione dentro era positiva o mediana, non dico negativa, perché per esempio per quanto mi riguarda io ho percepito comunque un qualcosa, non so perché, di negativo, nonostante tutta la luce, il fatto che Magro quando ti fosse... sei risvegliato, diciamo, no, non mentre no, il danno è stato genuino, cioè non è stata un'esplosione finta. No, non sto parlando di danno fisico, sto parlando di emozione. Sì, sì, è comunque un evento negativo, eh. Cioè è un'arma e vi ha colpiti, punto. È stata un'arma vera e propria, quindi sicuramente... Allora, rispetto a, diciamo, una palla di fuoco, sicuramente vi ha dato una sensazione diversa, come una, diciamo, come qualcosa di positivo, di piacevole, ma troppo, e quindi passi poi dall'altra parte. È come fare un bagno tiepido a forza di scaldare l'acqua, poi alla fine comunque ti bruci, quando cominci a dire non sto più tanto bene, riduciamo un po', ma non riduce, quindi va avanti. È stata un'escalation di emozioni. Sì. E mentre questa luce divampava, penetrando ogni singola parte della mia pelle, mi sono ritrovata comunque a pensare il come. E mentre mi si chiudevano gli occhi, nonostante il pensiero positivo della morte di Marcos, era come se mancasse qualcosa. Voi tre? Sì, 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 me la darò. Che mi guarda. Associato a sua, sua, ma... Io non vorrei... Il risveglio è stato molto traumatico. Ero molto confusa. Sì, anche io. Ho l'impressione che non ci rimanga molto tempo. Anch'io. Cosa facciamo? Ci rimangono poche monete e abbiamo poche ore al tramonto. Quante monete abbiamo? Ci può essere utile in questo momento sapere come e quando ci siamo addormentati? Sì. Forse sì o forse no, che cosa intendi Robert? Cosa vuoi scoprire? Andiamo a scoprirlo. Intendo che abbiamo poco tempo per capire cosa fare per uscire da qua. Avete delle idee proposte? Se siamo in un sogno, tutto quello è perso. Ma tutto quello che c'è qua non è reale, perché come hai visto... Allora, stando a quello che ha detto Deimos, è tutto legato alle monete. È il simbolo della bilancia, farebbe presupporre che in realtà se dovessi analizzarla in questo modo, meno monete hai, più il peso va giù e più scendi più vai verso questo liquido. Certo è che più monete hai più sali, non mi sembra comunque positivo il vortice in mezzo alle nuvole. Ma più non ne può però fare. Però la discriminante è che dall'inizio di questo sogno tutto si è mosso affinché noi spendessimo le monete. Esatto. E quindi questo mi fa pensare che lo scopo sia farcele spendere. Certo, perché è la nostra energia. Se la nostra energia è quella di farci spendere delle monete, più noi le spendiamo di basta spendere. Cioè, è il nostro patto. Noi siamo stati pagati 10 volte 10 e in maniera consenziente stiamo spendendo la nostra vita. Quindi per recuperare la nostra vita dovremmo recuperare le monete. Però sarà più possibile, perché abbiamo già visto che nessuno... Ma siamo in un sogno, quindi sì, se è vero che siamo in un sogno, le monete sono
potrebbero essere un simbolo come tutto il resto. Certo. Infatti, quando abbandoni le monete, potrei ritornare. Certo. Ah, abbiamo provato anche quello. A Fedora non viene in mente nulla per quanto riguarda il sogno. A parte la frase di sua zia che gli aveva detto sul discorso della ragione, però sui sogni non gli viene in mente niente di qualcosa che possa avergli raccontato la zia o qualcosa che possa aver appreso lei. Sì, in realtà è un sogno. Allora, diciamo che ti viene in mente una forma di magia, sicuramente di controllo mentale, però sembra che sia un sogno normale, però focalizzato, cioè è molto concentrato. Di solito si fanno sogni che sono sbiaditi, non si percepiscono bene, non si ricordano a lungo. Questo invece è lungo e ben nitido, ben chiaro. Diciamo che sicuramente l'effetto che fa è quello di focalizzare al massimo, di sfruttare al massimo la parte dei sogni, quella più chiara, più nitida, e non solo. Se è davvero così, è difficile che duri così tanto, perciò deve esserci un altro qualcosa, un altro elemento che lo blocca, cioè non vi permette di uscire. Tutto il resto potrebbe essere il vostro, la vostra testa, la vostra mente che genera determinate cose per in un certo senso dare una sorta di spiegazione all'irrazionale, quindi evitare di impazzire. Mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Spiego questa cosa. Mi è venuto in mente anche un'altra cosa, che magari non c'entra niente e magari è inutile. Però quando Lisa ha fatto un incantesimo su Fedora a distanza, nonostante la distanza fosse superiore alla portata del suo incantesimo, ha funzionato lo stesso. Quindi i nostri incantesimi Questo mi fa presumere, ma la mia è sulla teoria, non è detto che sia giusta, che in realtà noi siamo tutti, se noi stiamo vivendo un sogno, noi, il nostro corpo fisico in realtà siamo tutti vicino, siamo tutto tutti vicino. Vero. Perché il tuo incantesimo ha un effetto. Questo è importante. E mi fa anche pensare, ma ripeto, non so se è una cosa che possa funzionare o no, se qualcuno di noi avesse un incantesimo per poter svegliare una persona che sta dormendo vicino a noi, potrebbe essere un questo è una grande cosa. È un incantesimo che ha fatto lei di protezione su Fedora. Non ho visto cosa faceva. Facevi un incantesimo, non lo sapevi gittare queste cose qua. Va bene. Diciamo che il discorso è chiaro. Comunque sì, è possibile, certo, questa è probabile che siamo vicini. Qui c'è solo un posto qui. Bisogna vedere se riusciamo a fare un incantesimo al di fuori di questa realtà. Il suo ha funzionato, perché aveva funzionato solo su Fedora. Quindi se ha funzionato con l'incantesimo lì, è presumibile che potrebbe funzionare anche un altro incantesimo che possa svegliare uno di loro. Possiamo provare. Hai un incantesimo di tale. Possiamo provare. Ok. Ma bisogna vedere se riesco a focalizzarlo al di fuori di questo posto. Allora, per come la vedo io, in teoria se tu lo fai su uno di noi dovrebbe funzionare, come ha funzionato il suo dovrebbe funzionare anche tu. Però non ne sono sicuro. Una cosa che può riguardare tutti, ma ripeto, bisogna vedere se si può focalizzare all'esterno. Dipende di cosa devi fare. Ora quante monete abbiamo? Io ne ho 0 in questo momento. 15. Erroneamente io ho ritenuto che la cosa giusta fosse sparita. Anch'io ho pensato lo stesso. Robert, a proposito, ti sentiresti più sicuro di avere qualche moneta in più? Io ne ho 5. Ma io posso dare anch'io 5, non è un problema. Io sopporto un po' di più i danni. Io mi sono fatto un'idea, dopo parliamo delle monete, ma prima vi spiego quello che ho pensato. Sì.
mentre parlavate ho riflettuto e credo che ci sono stati degli eventi che sono stati contrastanti a ciò che è lo scopo del sogno, che sono stati degli eventi che hanno portato quasi alla nostra morte, tipo il carro e la palazzina che collava. Quindi io credo che in qualche modo questo sia il contrappasso della libera scelta, no? Cioè noi volutamente spendiamo così la nostra vita, ma ci deve essere un qualcosa che dall'altro lato lo pareggia, quindi la possibilità di scegliere una strada diversa da questa. Questo significa che, se la mia teoria è vera, il modo per recuperare le monete simboliche e riavvicinarci all'uscita è morire nel sogno. Quindi, allora, è una teoria valida, ma siamo sicuri, no, che chi ci tiene prigionieri ci abbia dato anche la possibilità di recuperare? Magari è la nostra mente che ce la sta dando. Se è qualcuno che la sta controllando, la nostra mente... La nostra mente non la vuole controllare al 100%, infatti siamo qua a cercare di capire come uscire, altrimenti non lo sapremmo. Quindi qualcosa dentro di noi ovviamente sta cercando di risvegliarci. Io non dico che sia giusto, è chiaro che non lo sappiamo, morire nel sogno potrebbe anche significare morire nella realtà. Ma io, arrivati a questo punto, mi sento di fare questo tentativo. E qui estraggo il mio strumento musicale e suono una ballata. Dobbiamo decidere cosa fare e lui si mette a cantare. Dall'ombra nera alla luce veniamo, come fantasmi sotto il sole danziamo. Del cielo l'occhio ci osserva ormai terso, lo sento amici, qualcosa abbiam perso. Nessun sarà mai più come prima, con l'ultimo rintocco la bilancia si inclina. Orso dunque che il tempo è tiranno, come monete le nostre speranze cadranno. 10 volte 10 è il nostro valore, non è in gioco solo il nostro onore. Questo è il gioco del vile danaro, rinunciare dobbiam a ciò che ci è più caro. Con coraggio dobbiam perdere la strada, altro modo non v'è per uscire da questa sciarada. Abbiam passato ormai la cima, con l'ultimo rintocco la bilancia si inclina. Orsù dunque che il tempo sta per terminare, da quest'incubo ci dobbiamo destare. 10 volte 10 è il nostro valore, ora più non si scherza, si vive o si muore. Immaginate che l'abbia cantata uno intonato. bravo Andrea, ristorno, bravo. Poi se prende la mano, che adesso voglio sentire il gruppo. Esatto.
Però immaginate che sia stata cantata da una persona intonata. No, bellissima. No, 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 no. La scena è bellissima, ragazzi. Tutti fuori da noragidi così. Che sì, esatto. Sì, sì. Il tramonto che si avvicina è top. Top. L'unica volta che tiri fuori dal tuo oggetto strano musicale? Con tutte le volte che potevi farlo? Bravo Pio. E bravo Andre. Allora, vogliamo provare a fare delle prove prima che entra molto? Ci scambiamo le monete? Se volete. In maniera equa? Tutti la stessa volete? Per avere le stesse probabilità di sopravvivenza. Ok. Non le abbiamo tutte alla stessa maniera. In base ai dolori provati, se va in percentuale, qui c'è qualcuno che ne ha subiti molti di più. Chi? Io ne ho subiti veramente pochi per adesso. Quindi posso sopportare qualche danno, qualche fitta per un altro giorno o due. Magari qualcun altro no. Quindi se me ne trovo qualcuno in meno non è un problema. 20. No, di cosa? Monete? Sì, monete 20. Mi si scusa per dare? 20. Fino a 0, tu? Io ne ho 10. Il mio non ne ha. 15? Sì, io ne ho 15. Quindi 10, 15. 20, 20. 20 e 20, quindi 40, 50, 65. Esatto. Misa ne ha 20, giusto? Dio, se vuoi dare le 5 roba. Sì, tranquillamente. Posso anche dare di più. Adesso non lo so. Cioè, almeno 5, te lo so. Decidete pure voi cosa vi sentite di fare. Io prendo 5 e mi prendo. 5. Mi ha detto una cosa, ragazzi, sugli antichi. Poi... Scusa se ti interrompo, ricapitoliamo. Allora, Misa ne ha 20. Sì. 5. Sì. 20. Sì. 10 e 10. Ok, prego, scusa. Mentre stavo guardando la zia, ho dato un'occhiata a quello che avevo trovato sulla scrivania del povero Gaio e tiro fuori la pergamena e la faccio vedere. Questa qui è una pergamena che localizza la posizione di un antico. L'hai studiata? Sì. Sapresti, potrei provare. Sono sicuro che funziona anche all'interno del sogno? È la domanda. Dobbiamo provarle tutte. Però non vorrei perdere tempo, come dice Robert. Per cui, cioè... Quanto ci metti? Non lo so quello che potrebbe succedere. Però non lo so quanto può essere utile adesso. Esatto, cioè... Ok, metti che capiamo che l'antico è all'oregge, qua. Cosa vogliamo fare? Cioè, quale... Se funziona all'esterno del sogno, localizzarlo e magari contattarlo potrebbe portarlo a svegliarci. Cioè, perché vorrebbe farlo? Da quello che ci ha raccontato, l'antico che è venuto, dipende chi c'è, ma l'antico che è venuto qui ha fatto danni. Non era uno stinco di santo. E la sorella è stata maltrattata, quindi... Dobbiamo fare le prove in ordine di pericolosità. Sono d'accordo. Facciamola prima che hai detto tu. Sì, dai, proviamo. Quella dell'incantesimo, vedere se funziona esternamente, se qualcuno di voi si può svegliare. Provo a evocare il servitore inosservato. Cosa che... È un... tra l'altro ce l'ho come rito, quindi... No, beh, dico lui. Ce l'ho come rito, quindi non devo neanche... Non so, cioè, mi prendo un attimo di tempo. Sì.
non consuma slot, è praticamente un essere che può in qualsiasi forma, che ha tipo un punto vita, una roba così, e che può compiere dei compiti semplici, tipo prendere una cosa, spostarla, aprire una porta. Quindi potrebbe... C'è uno spirito che funziona. Sì. Perché il mio dubbio è se tu fai quell'incantesimo e se si materializza un'entità che è possibile uccidere, se vicino a noi c'è qualcuno che ci sta tenendo addormentato, probabilmente che se la vede la uccide, lui non riuscirebbe a compiere quello che deve fare, noi potremmo pensare che non funzioni. Cioè, è un dubbio che mi è venuto così in mente, però magari... C'è magari... un modo che ci rubi le monete, mm-hmm, e poi noi diciamo la guardia per farci dare la causa, tra virgolette. Ah, tu dici di utilizzarlo così? Non ci sono problemi, che dovrebbe pagarle con le sue monete, ci darebbero il coraggio, ci darebbero le monete. Cosa è successo a lei? Sono state pagate, come ci ha detto, molto di più, e poi quante ne ha? Sparite. Esatto, ci darebbero quelle ed è un'illusione. Vabbè, poi, cioè, io non volevo dirti di non farlo, se vuoi provare, è un tentativo, comunque dobbiamo farlo. Siamo qua, proviamo, abbiamo poco tempo. Intanto andiamo da qualche altra parte, rientriamo in città, io non hai altre idee. Vogliamo rientrare in città? L'unica soluzione che vedo, se questo è veramente un sogno ed è una cosa di testa, è che noi non siamo realmente qua, quindi il nostro corpo non è qui. E dove potrebbe essere? C'è solo un posto, vedendo così Norwich, che potrebbe essere tranquillo, passare inosservato, e che casualmente nella Norwich che vorrei, quello che io ho occupato stava parlandoci a una porta che non avrebbe un senso logico. Quindi sotto quelle catacombe. Anche perché praticamente sono non penso che da quando è arrivato Giove non siano arrivati altri avventurieri, quindi è fattibile che ci sia anche altra gente piantata come noi in questa situazione. Sì, ma non siamo nei sotterranei reali, siamo nei sotterranei della knowledge, dei nostri sogni. Sì, però come pensi che lì sotto possiamo incontrare i nostri corpi? Se qualcuno controlla questo sogno, in qualche maniera ci deve essere vicino, perché sennò non potrebbe. Ma nella realtà, non nel sogno. Anche io credo che sia nella realtà, in questo sogno. Va bene, ma beh, provare. Io la vedo come. Al mio villaggio c'era uno sciamano e faceva queste cose. Faceva uscire lo spirito, chiamiamolo così, a me è lo spirito animale, ma non era molto distante, proprio perché lo controllava, e poi lo faceva rientrare. Ci spaventava da bambino, c'erano anche altri giochi, ma ogni tanto lo faceva un po' per incutere timore, forse gli rompevamo anche un po' le scatole. Quindi, per controllare... Dio, non ci raccontare le tue storie da bambino quando ci saremmo svegliati. Manca ancora al tramonto. Tu hai cantato per me. Dividiamoci e ognuno faccia il suo tentativo. Basta che uno solo di noi si svegli. E poi si vediamo. Quello che ci dividiamo è rischioso. Tutto rischioso. Facciamo una tentativa insieme. Perché vuoi dividerti? Perché manca solo un'ora. Perché abbiamo poco tempo. Quali tentativi che dobbiamo fare sono separati? Cioè, quali sono i tentativi? Beh, tu puoi andare a visitare. Tu e chi ti vuole seguire puoi andare a visitare le No, io vado a cercare la cosa che mi uccide. Cose pesanti queste.
La Noreg che vorrei, dove siamo venerati come dei, dove il sole splende tutto il dì, tutti sorridono quando passiamo di lì. La Noreg che vorrei, dove ogni donna ammicca come per dire te la darei, dove trovi chi ti ama e per poche monete alza la sottana. La Noreg che vorrei, dove scompaiono le cicatrici eppure i nei, dove trovi la zia che ti manca, impari nuovi incantesimi e non ti senti mai stanca. La Noreg che vorrei, dove incontri il nemico alle sei, dove ti basta calar la lama per spiccare la sua testa e soddisfare la tua brama. La Noreg che vorrei esiste solo nei sogni, amici miei. Tutto questo pare una storia ben raccontata, ma spalmate l'olio sacro e preparatevi all'inculata.